uno stilista che ha fatto la storia della moda italiana. Alla soglia dei 90 anni, Roberto Capucci ha visto i suoi bozzetti prendere vita al Festival di Spoleto. Ecco come si racconta a Paola Marinozzi. Io disegno tutti i giorni. È una mia regola quasi religiosa. Disegnare non solo alta moda, ma altri pensieri che mi vengono in mente. E anni fa ho cominciato a fare questi disegni un po' diabolici, strani, che l'ho presentati a Firenze, a Palazzo Pitti. L'opera di Beethoven è dedicata a Prometeo, il benefattore degli uomini, ha rubato per loro agli dèi il fuoco, le scintille di fuoco. Pensa anche lei di aver avuto un benefattore dall'Olimpo degli dèi? Direi una bugia sì o no. Io faccio quello che sento. In questo sono molto, molto, molto naturale. Rapporto ha con se stesso? Si vuole bene? Sì, perché io sono molto rigido con me stesso. Da sempre questo? Fino da bambino. Mm-hmm. Guardi, da bambino tornavo dall'asilo e dopo mangiato andavo in giardino a giocare da solo così. Tagliavo i fiori, li mettevo tutti in fila, poi chiamavo mia madre, mamma, vieni a vedere che bei colori ci sono dei fiori. Mamma dice, amore, ma non tagliare i fiori, non si taglia. Quando vado nelle scuole a dare le lezioni, dico sempre ai ragazzi, non dimenticate la natura, che è quella che vi dà più di tutto, di tutto, di tutto. Io dopo la natura ci vivo. C'è un albero che lei preferisce in assoluto, per esempio? A me piace molto l'olivo, perché c'ha queste foglie d'argento, verdi, col vento. Degli animali, invece? Tutti, tranne, indovini cosa? Le lucertole. Perché in collegio mi hanno infilato, scherzando i ragazzi, una lucertola viva dentro e questa lucertola girava intorno con le zampette, ero terrorizzato dalla lucertola. Con il tempo che passa, la bellezza sfiorisce o si possono trovare altre forme? No, non sfiorisce per niente, guardi. E Franchina Valeri, che era una delle mie più care amiche, io l'ho conosciuta quasi 70 anni fa. Siamo rimasti amici tutta la vita e devo dire che invecchiando lei anzi diventava più carina, perché aveva capito il suo stile, il suo modo di pettinarsi e poi la sua intelligenza. Capucci del futuro? Ma lo sa quanti anni ho, se lo sa. Non posso dire il futuro, perché ringrazio Dio che ancora sono qua che parlo. Appunto, ma nessuno ci crede che lei tra poco ha 90 anni. Ce l'ho. Che devo fare? Niente, continui a lavorare. Cosa farà nel futuro? Continuo a lavorare. Ho sempre lavorato, sono contento della mia vita, ho fatto quello che volevo, faccio tutto ciò che è bello, è quello che più mi affascina.